Bene, ed ora, seguendo il filo d'Arianna, per uscire dal labirinto dei nostri pensieri, questo voglio parlarvi di una delle menzogne che la cultura, ci propina per farci rimanere o per crearci attorno a noi questo labirinto. E se la nostra mente titanica, o meglio la nostra mente animale, prevale quando ha ragionamenti su un campo incerto, questa menzogna è in grado di creare il primo cerchio, il secondo, il terzo, il quarto cerchio di questo labirinto. È effettivamente un autentico Dedalo che è stato l'artefice di questo labirinto secondo il mito. Ecco, questo Dedalo della cultura lo chiamo la menzogna dell'emozione. La nostra cultura psicologica, tutta la psicologia, tutta la psichiatria, qualunque sia la psicoterapia, con qualunque modalità si cerca di affrontare o di trattare questo problema è di fatto una basata su un'autentica menzogna che non fa altro che costruire le cerchie sempre più inestricabili di questo labirinto. La chiamo la menzogna dell'emozione. Nella nostra cultura c'è un pregiudizio che nessun ricercatore ha cercato di argomentare o di confutare. Per cui mi dovete perdonare, sono il primo che confuto questo presupposto. È il presupposto che noi, l'uomo, nasce emotivo. Questa è la tesi. L'uomo nasce emotivo ed è un'autentica menzogna. Si dà per scontato che è così. I pazienti che vengono danno per scontato questo e nel linguaggio comune, nel senso comune, nel sentire comune, l'uomo nasce emotivo. E nessuno ha messo in dubbio questa cosa, nessuno mette in dubbio questa cosa. Ma quest'idea è la base. È un vero Dedalo capace di costruirci un labirinto, soprattutto se noi ragioniamo con la mente animale. È proprio perché ragioniamo con la mente animale che costruiamo questa menzogna e con questa menzogna costruiamo questo labirinto. Perché è una menzogna? Perché la tesi opposta che io porto avanti è che le emozioni dipendono dai pensieri. Qual è la differenza? Per me emozione è anche uno stato d'animo. Emozione significa muovermi da uno stato di quiete. Lo stesso stato di quieto, lo stesso stato d'animo, per estensione lo chiamerei emozione, nel senso che ogni stato d'animo dipende dai pensieri. Questa è la tesi. E vediamo su quale argomentazione io porto avanti questa tesi. È quasi un'argomentazione ovvia. Ora, in psicologia, in psichiatria, si fa una distinzione di nomi fra paura, ansia, attacco di panico. Dove diciamo che uno ha paura quando vede un leone, cioè c'è un pericolo cosiddetto reale, tra parentesi, e io scappo perché ho paura o aggredisco. Bene. Quando chiamo ansia è perché io voglio andare a fare gli esami, temo di prendere 4 e ho l'ansia. Bene,
E la chiamo ansia. Perché la chiamo ansia? Perché non c'è un leone, sembra che non ci sia un pericolo reale. E quindi la chiamo ansia. Se nell'andare sempre a fare l'esame, non ho una paura piccolina che mi tiene sul chi va là per un po', poi all'ultimo momento vado a fare l'esame, ma è talmente forte la mia paura da poter addirittura svenire, che mi può prendere pure all'improvviso e sembra sine causa, io lo chiamo attacco di panico, che dal greco vuol dire semplicemente paura enorme, come ansia significa FIFA. Ora andiamo a vedere la ragione di questa menzogna. Nel primo caso, se scappa un leone da uno zoo, tutti scappano, tutti hanno paura. Perché il leone è più grosso di noi, è un rapido calcolo fra la forza del nostro corpo e la forza del leone, fa sì che noi non abbiamo vie di scampo se non quella di fuggire se ci va bene. Ma prima di fuggire, ma perché non guardiamo un attimino dentro di noi prima ancora di spararle le cose, prima ancora di dare per scontato che è così? Quando abbiamo paura, diciamo che abbiamo paura, prima di scappare, noi valutiamo che quel pericolo, quel leone è più grosso di noi e quindi può ucciderci. Quindi si sta valutando che quel leone può toglierci qualcosa di caro, la nostra vita. Ecco perché si fugge. Fra la mia fuga, la reazione di fuga e il leone, c'è la mia mente umana che valuta e dice il leone è pericoloso, perciò è meglio scappare. Ma è talmente rapido la valutazione e la reazione di fuga che noi non teniamo conto di questa specie di pausa fra il leone, la valutazione e la fuga. Ora vi voglio raccontarvi una storiella zen dove invece si nota bene questa cosa. Questa storiella zen in sintesi dice questo, che un monaco che era abituato tutte le sere a fare le sue meditazioni su un lago, una sera stava lì sulla sua barchetta a meditare, la barca si sciolse e si venne mossa dal vento, lieve lieve. Il monaco non si accorge che la barca si muove e mentre stava ancora meditando la sua barca batte contro un'altra barca. Il monaco apre gli occhi ed era tutto arrabbiato contro quei disgraziati che lo avevano ostato. Il racconto dice, prosegue così: non c'era nessuno nell'altra barca, l'ira torna indietro e il monaco rimane illuminato. Ora i racconti zen sono dei koan, finiscono così e c'è la domanda: che cosa aveva rimasto illuminato questo monaco? Cosa aveva capito questo monaco? Bene, questo monaco aveva fatto un'esperienza notevole. Cioè, si sente urtare, pensa che sia qualcun altro che l'ha urtato, lì fa una valutazione rapidissima e subito gli monta la rabbia. Cioè, valuta che quello è stupido, che ciò lo doveva vedere perché lui era fermo, e gliene vuol dire quattro ed ecco si arrabbia. Però questo monaco fa un'esperienza rara, non c'è nessuno, quindi nota la differenza di valutazione, non c'è nessuno, valuta che
nessuno aveva avuto cattive intenzioni, perché non c'era nessuno che è stato lui a urtare. E che cosa nota anche? Nota che l'ira torna indietro. Quindi cosa capisce il monaco? Perché diventa illuminato? Capisce qualcosa che noi tutti dovremmo capire. Questo è il filo d'Arianna per uscire, per non costruire un labirinto e per uscirci da questo labirinto. Che cioè è stato un nostro pensiero, una nostra valutazione a scatenare l'ira. E non un fatto reale. Cioè, mentre nella prima parte avverte la cosa come un fatto reale, degli stupidi che malintenzionati che urtano. E lui si arrabbia. Come se questo fatto reale provoca immediatamente la rabbia. Nell'altro caso non c'è nessuno, quindi deve rivedere la situazione, rivaluta che non c'è nessuno, che quindi nessuno ha avuto cattive intenzioni, e appena rivaluta questo si accorge che la sua ira torna indietro. Quindi arriva, ecco il filo d'Arianna. Ecco la sua illuminazione. Questo è il filo d'Arianna che ci fa uscire dal labirinto. Cioè ci accorgiamo che le nostre emozioni nascono dalle nostre valutazioni. Prima ci sono gli oggetti, le cose, poi c'è la mia valutazione e poi c'è la mia reazione emotiva. No, perché prima c'è il leone e poi io scappo. Perché quindi i passaggi sono tre. C'è una cosa reale, la mia valutazione e poi la mia reazione emotiva. Il nostro filo d'Arianna per farci uscire dal labirinto della vita è sapere che le emozioni dipendono dai nostri pensieri. Ma fin quando rimaniamo infilati nella menzogna che siamo nati emotivi, non solo rimaniamo in quel labirinto, ma costruiamo addirittura il labirinto. Cioè questa menzogna è un autentico dedalo, un abilissimo artigiano che ci incastra dentro una costruzione da cui è difficile, anzi difficilissimo, uscire.